Salve a tutti, oggi vi parlerò di Top Player Scouting. Ma perché nasce questa meravigliosa piattaforma internazionale? Nasce perché? Dall'esigenza di calciatori, allenatori, preparatori atletici di far vedere il loro curriculum. Io sono Alessio Sundas, sono un manager sportivo, lavoro da 29 anni, ho inventato io questa piattaforma e vi spiego anche perché. Mi contatto un calciatore e mi dice: salve procuratore, avrei bisogno di un club. E io gli rispondo: puoi mandarmi un video? Lui mi dice: vai su YouTube. Vado su YouTube, non trovo niente al suo posto del suo nome e cognome, siccome non è un social media marketing, non sa lavorare su YouTube. Quindi il video non lo trovo, trovo invece un pittore col suo nome. Potresti mandarmi il tuo curriculum, partite fatte, i tuoi gol? Sì, vai pure su Facebook, trovi tutto. Vado su Facebook, come sapete Facebook posti una cosa, poi va in fondo, quindi non la trovi, non trovo niente. Posso avere una foto? Vai su Instagram, divento pazzo. Trovi anche il mio commento su Twitter. Anzi, ora vai anche su TikTok, divento veramente pazzo. Ecco perché nasce Top Player Scouting, per dare un ordine alla vita del calciatore. Ora parlo del calciatore, ma poi parlerò anche dei professionisti. Grazie a questa piattaforma siamo entrati all'interno della piattaforma, come vedete. La prima cosa che andremo a vedere quando entri nella piattaforma, quindi io vado a fare un refresh della piattaforma, è il costo, ben evidente, è solo 200 euro più IVA, quindi non ci sono nessun tipo di fraintendimento quando si va sulla piattaforma e c'è scritto chiaramente perché registrarsi a soli 200 euro più IVA l'anno. Il calciatore potrà inserire la scheda tecnica, propri dati, video, procuratori sportivi, osservatori, allenatori, professionisti vari potranno inserire la loro biografia e i propri assistiti. Questa è una parte importante perché poi andrà avanti, perché l'osservatore ed l'agente potrà inserire i propri assistiti. Qui andiamo a registrarsi. Chiaramente la piattaforma è in due lingue, attualmente è inglese e italiano, ma successivamente abbiamo parlato di fare anche più estensioni. Qui andiamo calciatore, per esempio, mettiremo la user, quindi la password, che chiaramente saprete solamente voi. Andiamo avanti, non sto a inserire tutti i dati, però molto semplice: nome, cognome, nazionalità, comune, provincia, indirizzo, codice fiscale. Ah, vi dico anche che la piattaforma ha il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi furbetti che dicono non sono stato io, abbiamo il è attaccato alla linea che è stata contratto, che è stato stipulato dal genitore. Quindi i furbetti che dicono non sono stato io, attenzione, perché c'è il tracciamento dell'indirizzo IP e quindi andremo ad vedere da chi è stata fatta la registrazione. Comunque tutti i dati, andiamo avanti. Qua andiamo ad inserire il proprio ruolo, facciamo finta che sei una punta. Chiaramente per gli stranieri qua basta cliccare qui sopra e cambierà la lingua. Quindi andremo a mettere il ruolo, quindi la punta, la società, quindi cliccheremo qui, ci sarà la società dove tu appartieni e quindi metteremo il nome. Qua puoi mettere anche nuova società se entri dentro alla piattaforma. Quindi una volta che hai fatto, compilato tutti questi campi, qua andremo a mettere la data di nascita. Qua chiaramente, attenzione, età minima sono 15 anni, nel senso 15 anni inteso 16 anni, perché comunque, ed la piattaforma deve essere sempre utilizzata, lo andiamo a vedere nelle condizioni contrattuali, con un maggiorenne accanto, quindi non utilizzatelo se non avete nessuno accanto. Andiamo avanti. Le clausole importanti. Qua poi ci sarà tutto il riepilogo dei dati inseriti, bla bla bla. E clicchiamo qua. Bisognerebbe sempre farlo perché molte persone quando comprano online non vanno a vedere tutti i dati. Quindi qua c'è tutto chiaramente scritto della piattaforma, viene ribadito appunto tutte le condizioni.
andate a vedere tutte le varie condizioni del portale, i rinnovi, l'utilizzo. Io vi consiglio anche di stampare tutto questo, almeno avete tutto bello chiaro, letto. Una volta che ve lo siete letto, tutto per bene, state un po' qua, state 5-10 minuti, un'oretta con i genitori a leggerlo. Se appunto tutto vi è chiaro, potete anche decidere di acquistarlo. Qua chiaramente, come vedete, c'è la parte dei servizi, c'è scritto anche come poter disdire il servizio mandando la raccomandata alla società. Bene, deciso poi di accettare, avete spuntate qua, qua ci sono tutte le clausole vessatorie, accettate, dichiaro di essere maggiorenne, andate avanti. A quel punto avete realizzato il vostro account. Riceverete una mail di conferma nell'indirizzo email che poi avete indicato e quindi andiamo ad utilizzare la piattaforma. Eccoci qua, andiamo ad utilizzare la piattaforma, entriamo dentro la piattaforma. Io chiaramente ho inserito una parola appunto test di prova, quindi andiamo a mettere test e andiamo qua a scrivere test. Quindi è la parola che dovrebbe entrare, qua c'è l'occhiolino che siamo scritto tutto giusto, sembra sì, perfetto, io non lo vado a salvare, tanto non mi interessa. Qua potete andare a fare il pagamento, va bene, quindi qua c'è l'anno che, mettiamo caso, avete deciso di acquistare oggi, quindi andiamo a pagare la piattaforma, quindi vi porterà sulla pagina del pagamento dove dovete inserire tutti i dati per andare a pagare. Una volta che siete andati a pagare, qua c'è la proprietà della Sportman. Attualmente, però, in futuro, quando ci sarà chiaramente un investitore, sarà poi venduta perché comunque è una piattaforma che la stanno utilizzando a livello mondiale. Abbiamo pagato e andiamo quindi ad utilizzare la piattaforma. Qua c'è la possibilità, appunto, ecco. Nella piattaforma quindi possiamo andare ad inserire tutto, eccolo qua. Nella piattaforma possiamo andare ad inserire il tuo messaggio, come vedete. Ora io vado, qua abbiamo il profilo, ok? Qua dice completa il pagamento. Qua andiamo ad inserire il documento di identità e qua la fotografia. Qua ci sono i dati chiaramente che non sono quelli reali perché questo è un test, come vedete. E quindi andremo ad avere tutto un bel profilo, bello completo, per dare in un unico link. Quindi non più confusione su Facebook, né più confusione su YouTube, né più confusione su Instagram, ma in un unico profilo. Questa piattaforma unica inventata nel mondo. Volevo parlarvi dell'osservatore. Ok, l'osservatore che poi però vado anche a vedere poi andiamo poi anche a vedere il profilo quindi del calciatore inserito. Ecco, qui siamo praticamente nella pagina, andiamo ad prendere l'osservatore. Andiamo a prendere l'osservatore, qui abbiamo l'osservatore che ha inserito tutti i propri calciatori. È proprio bello questo, poi cliccheremo sopra e vediamo. Il calciatore lui dice, i miei calciatori più che altro sono tutti all'estero, ce l'ho in Nigeria, e quindi solamente uno lo ha in Brasile, per tutto il resto ce l'ha in Nigeria. Quindi andiamo praticamente a parlare di questo osservatore. L'osservatore, che fa un ruolo molto importante, mi contatta dicendo, io ho bisogno di lavorare con te, vorrei farti vedere i miei calciatori. Valli a vedere su Instagram, valli a vedere su YouTube i video, eccetera. E io consiglio a lui di acquistare la piattaforma e in tempo veramente breve lui carica tutti i propri profili che ha. Quindi andiamo a cliccare. Quindi lui quando vuol far vedere un proprio calciatore, lo andiamo a vedere il suo profilo. Guardate che fantastico questo portale che quindi andiamo a vedere qua. Questo calciatore che ha inserito
la propria foto, i propri dati, attualmente svincolato, il ruolo, eccetera, eccetera, e soprattutto chi vado a contattare se voglio. Cliccando sopra vado sull'osservatore, praticamente. Guardate però il calciatore come ha tutto completo, quindi voi immaginate che questo calciatore attualmente non ha video, ma andiamo poi anche a inserire i video del calciatore, cioè il calciatore che ha i video. Quindi puoi inserire nella propria pagina tutto, insomma, in poche, in un'unica, in un unico profilo, tutto bello ordinato, andiamo ad trovare qualsiasi, informazione del calciatore. Chiaramente, vi dico subito che ci siamo aggiornati con il tempo perché ci sarà l'app del metodo di valorizzazione che andrà poi a, fornire tutti quelli che sono i dati del match analysis. Io credo che questo portale sia adatto per tutto, anche per l'allenatore che vuol far vedere il suo curriculum, è adatto per qualsiasi ruolo di professionisti. Infatti qua andiamo a vedere che c'è qualsiasi tipo di ruolo, da mental coach, allenatore, intermediario, agente FIFA, osservatore, calciatore. Ecco qui praticamente dove loro tutti si incontrano. C'è la possibilità anche di pubblicare la propria richiesta. Quindi facciamo un esempio: qua abbiamo questa bacheca dove qua parla di essere contattato per un allenatore in Brasile. Questo qui è uno scouting che vive in Brasile, che voi avete la possibilità sempre di contattarlo se vi interessa quello che lui dice. Quindi vedete qua, potete andare a scrivere un messaggio, quindi praticamente sono interessato. Bene, e andiamo a inviare il messaggio. A quel punto lì lui è... Se è interessato, riceverete sulla vostra casella mail la copia della mail che avete mandato e soprattutto anche l'interesse. Quindi, piattaforma unica al mondo, Top Player Scouting, ma inventata prima. Vi consiglio di utilizzarla perché in tempo reale, quando anche contattate un club, avete la possibilità qua di essere visti. E poi, soprattutto, ricordatevi che ci sono solo professionisti, quindi una nicchia solamente dedicata a questo lavoro. Quindi io ritengo che sia una piattaforma veramente importante. Io vi ringrazio del vostro tempo e ci vediamo al prossimo video. Da Alessio Sundas, a presto e ricordatevi, si vive una volta sola.